Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Inside Story, The Power of the Transformational Arc di Dara Marx. Ecco, il testo è facilmente rintracciabile in internet querendo con Dara Marx e Inside Story, e in Google trova praticamente il link nel testo in inglese in versione EPUB. Il link non ve lo do, ma se volete potete andare a rintracciarlo. Inoltre potete trovare una tonnellata di file in PDF totalmente gratuiti, anche provenienti dal sito di Dara Marx, che parla appunto dell'arco di trasformazione del personaggio, nonché sempre sul con la query Transformational Arc oppure anche arco di trasformazione del personaggio, trovate tonnellate e tonnellate di bloggate dove praticamente vi sintetizzano il libro, per cui diciamo potete rintracciare in EPUB in inglese, oppure vi potete anche appoggiare ad una sua sintesi sia in inglese che in italiano. Oggi andremo a parlare proprio rapidamente e a commentare questo testo dell'arco di trasformazione del personaggio. Andiamo rapidamente a discutere di Dara Marx, l'arco di trasformazione del personaggio. Innanzitutto bisogna dare un nome alla trama, che praticamente la trama deve essere basata su un conflitto, un'azione o un obiettivo da raggiungere. Ci deve essere quindi una motivazione interna, e praticamente è quello che smuove tutte le azioni che praticamente ci sono poi nella favola. Non esiste un'azione fatta senza una motivazione interna. Poi la struttura, diciamo, viene suddivisa nel tema da un punto di vista che si applica, diciamo, nel contesto, costruendo, diciamo, una trama per una lotta. Quindi praticamente ci deve essere, diciamo, eventi esterni che danno al protagonista l'opportunità di evolvere verso il suo obiettivo, che diciamo non si può andare a risolvere se non si affronta il problema, che è, diciamo, il conflitto. Poi ci possono essere una sottotrama interna, il fatal flaw, appunto sviluppa il conflitto interno e rivela che cosa il protagonista deve ottenere internamente per poter raggiungere sostanzialmente l'obiettivo. Poi abbiamo conflitto nelle relazioni, ci deve essere, diciamo, un impatto, e il fatal flaw ha l'abilità del protagonista appunto di connettere con qualcosa, con qualcuno, e quindi il protagonista deve anche cambiare internamente, crescere, diciamo, con qualcuno, con qualcosa, e, diciamo, e quindi praticamente cambiare dal suo interno. Allora, l'arco di trasformazione, cioè l'incidente scatenante, diciamo la parte inconscia in cui ciò che succede è sconosciuto al protagonista. C'è un momento determinante che chiarisce la natura del conflitto, diciamo, ai lettori, a cosa serve appunto per risolvere questo tema. Alla fine del primo atto c'è un'escalation del conflitto che porta la storia in una direzione inaspettata, alzando la posta. Qualcosa di grande e imprevisto che cambia il corso dell'azione. E diciamo, però arrivare alla soluzione sarebbe fin troppo facile. C'è un risveglio spesso non gradito che scuote dalle fondamenta, diciamo, il personaggio, e quindi poi lo spinge a cambiare. I vecchi valori vengono messi alla prova, tutto quello che non serve a livello esterno del protagonista viene distrutto in questa trasformazione che richiede un esaurimento. C'è poi un midpoint, che è il momento dell'illuminazione, perché appunto il protagonista inizia a capire come risolvere il conflitto e si va verso la soluzione. C'è un temporaneo periodo di grazia, questo può esserci oppure no, si ha come l'impressione che, diciamo, il conflitto si è risolto, e questo a volte e talvolta appunto gli scrittori lo introducono facendo credere ai lettori che questo periodo di grazia abbia, diciamo, appaia come la risoluzione del conflitto, cosa che invece non è. C'è poi una caduta causata dalle azioni precedenti, le cose sfuggono di mano. C'è poi l'esperienza di morte, qual è la cosa peggiore che può capitare dal punto di vista, diciamo, al protagonista? È chiaramente l'esperienza di morte.
poi non ci si va vicino. Discesa, ecco, la discesa, nella fase della discesa occorre lasciare che le cose continuino a cadere in modo rovinoso. Deve succedere la cosa peggiore o perlomeno andarci molto vicino, e l'istinto praticamente del protagonista deve riuscire a salvarlo all'ultimo momento. Qui c'è il momento di trasformazione, quindi il protagonista decide il suo destino. Climax, occorre rimuovere, sconfiggere, battere ciò che blocca, diciamo, il raggiungimento dell'obiettivo. Risoluzione, si fa scorgere appunto la soluzione come la possibilità di una nuova vita. Ora, che cosa c'è da dire sull'arco di trasformazione, che anche questo ha in tre atti come il viaggio dell'eroe, che riguarda praticamente una serie di problematiche che affronta il protagonista. Quindi siamo nell'arco del sempre un po' si ricalca il viaggio dell'eroe, però da un punto di vista emotivo, collegato diciamo a eventi che possono accadere e che devono accadere sullo sfondo. Quindi a mio avviso questo modello è più importante rispetto a quello del viaggio dell'eroe, perché implica un cambiamento in sostanza del protagonista. E tutti gli eventi praticamente determinano impatti su ciascuno di noi e su tutti, e quindi soprattutto anche sui personaggi. Ora, però l'impatto si misura a mio avviso in termini di magnitudo, ossia per durata, tanto più è lunga l'eventuale eventi, quindi una serie di atto 1 e atto 2, tanto più la magnitudo sale, tanto più l'intensità degli eventi che capitano al protagonista sono elevati e tanto più sale la magnitudo. Quindi la magnitudo è una produttoria tra il tempo e l'intensità in sostanza degli eventi che capitano al protagonista. La produttoria determina la magnitudo dell'impatto. Ora, che cosa si può dire in relazione alla magnitudo, in relazione appunto ai libri oppure ai racconti? Ecco, ai racconti solitamente c'è poco spazio e quindi l'arco di trasformazione può essere a mio avviso solo accennato, perché se si va nella dimensione temporale, in un racconto la dimensione temporale solitamente e raramente diciamo si estende su periodi lunghi, diciamo un periodo temporale all'interno del contesto relativamente breve. Però diciamo vi possono essere una serie di eventi ad alto impatto per cui determinano un'alta magnitudo nonostante il tempo sia ridotto. Viceversa, nella costruzione di un libro c'è, diciamo, con digressioni, essendoci più pagine, anche la necessità di allungare la broda, indubbiamente la magnitudo è più elevata, perché si ha un periodo di tempo più lungo e quindi nel periodo di tempo più lungo si ha modo di creare una serie di eventi di alta magnitudo che determinano appunto, quindi alta intensità e una totale alta magnitudo, determinando appunto l'applicazione dell'arco di trasformazione. Viceversa, nei racconti appunto ci possono essere eventi ad alta magnitudo, ma il tempo è relativamente più ristretto. Questo è un bel modello da tenere sott'occhio, perché praticamente è estremamente intuitivo, nel senso che un po' tutti, diciamo, noi si cambia. Basta che pensate ad esempio a come eravate voi a 7-8 anni rispetto a come siete adesso. Chiaramente siete cambiati, nessuno rimane uguale a se stesso, quindi ci sono una serie di cambiamenti, di trasformazioni, di rinnovamenti, rimanendo diciamo nel solco oppure no. Ora, il punto principale però diciamo di questo arco di trasformazione è più interessante del quello del viaggio dell'eroe, perché essendoci appunto una fase di rinnovamento, ad esempio questo arco di trasformazione si può applicare anche ai cattivi, quindi i cattivi possono diventare buoni e i buoni possono diventare cattivi, quindi si ha praticamente un modello che è più vicino in pratica in un certo qual modo alla realtà, perché mentre nel viaggio dell'eroe l'eroe è buono e diciamo rimane praticamente buono dall'inizio fino alla fine in tutta la trama, e il cattivo è cattivo perché ci nasce cattivo, perché vive cattivo e poi ci muore come cattivo, qui nell'arco di trasformazione ovviamente si ha una trasformazione del personaggio, quindi i buoni possono diventare in parte cattivi
i cattivi possono diventare un po' meno cattivi, oppure addirittura i cattivi possono diventare buoni. Si pensa ad esempio all'innominabile, la trasformazione dell'innominabile nei Promessi Sposi. Ecco, è un modello interessante soprattutto da applicare all'interno dei libri, in parte nei racconti, perché in racconti, essendoci meno spazio, essendoci meno spazio e meno tempo, gli eventi possono che all'interno di un racconto, pur con alta magnitudo, indubbiamente possono in sostanza generare esaurimenti, un punto di svolta, un midpoint, però ecco, solitamente non si arriva mai in un racconto alla parte finale del rinnovamento totale e al secondo punto di svolta, ma magari si lascia soltanto intuire la situazione e quindi non si mette magari il momento, lo stato di grazia, e si va dal primo punto, diciamo, della rottura al momento dell'illuminazione, si fa intravedere, diciamo, tutta una serie di problemi che cadono a catafascio, non si raggiunge il secondo punto di svolta, ma lo si fa intuire sostanzialmente al lettore. Questo è il massimo che a mio avviso si può applicare come l'arco di trasformazione in un racconto, essendoci appunto i racconti nello spazio. È un bel testo, io vi consiglio di darci un'occhiata e di applicarlo sicuramente come modello in un libro ai personaggi, tenendo conto ovviamente dei vari cambiamenti, però diciamo tenendo presente appunto che i personaggi si evolvono, quindi l'arco di trasformazione deve andare a impattare sulla scheda dei personaggi, in modo tale, diciamo, se non altro da far metterci sempre il primo punto di svolta, un momento dell'illuminazione, un eventuale stato di grazia e poi una caduta, e poi eventualmente un secondo punto di caduta con, diciamo, una discesa e un momento di trasformazione aggiuntivo, che ci può essere, sicuramente deve esserci in un libro, mentre in un racconto, ecco, lo si può soltanto lasciare intuire. Ok, questo è l'arco di trasformazione del personaggio, un ottimo modello che, diciamo, punta soprattutto sul cambio e la trasformazione del personaggio e poco a ricalca in un certo qual modo il viaggio dell'eroe, ma prevede che appunto i personaggi possano mutare. Quindi, a mio avviso, si discosta in modo molto rilevante rispetto alla staticità ideologica del viaggio dell'eroe, dove i buoni sono buoni, i cattivi sono cattivi, i buoni nascono buoni, agiscono da buoni e rimangono sempre buoni, i cattivi nascono cattivi, agiscono da cattivi e muoiono da cattivi. Ecco, e con loro tutte le altre figure, gli alleati buoni, i nemici cattivi, il traditore cattivo, l'alleato segreto dell'eroe che è buono ma finge di essere cattivo. Ecco, quindi è molto stereotipato il viaggio dell'eroe, decisamente più complesso e più ricco a cogliere la sfaccettatura della realtà umana e l'arco di trasformazione del personaggio. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima, vi aspetto al prossimo manuale di scrittura creativa.